di accontare e di dirci. Abbiamo esteso e allargato la possibilità di procedere a prelievo e a contenimento di fauna selvatica e anche agli agricoltori. Questa è la grande novità. E oltre alle figure che erano già state previste all'interno del PRIU, in questo aggiornamento estendiamo questa possibilità. E oltre che agli agricoltori, anche ai comuni in forma singola e associata possono presentare progetti di contenimento che prevedono catture e abbattimenti. Agli ambientalisti voglio dare un'informazione, un dato. Questo provvedimento ha l'obiettivo di riequilibrare l'ecosistema che era evidentemente alterato dalla presenza di cinghiali che ha superato il limite della possibilità di trovare ospitalità. Noi li vogliamo estinguere, li vogliamo riportare in numero tale che siano compatibili con l'ecosistema. Cito un dato per tutti: nel Parco del Veio sono scomparse le orchidee. Quello è chi ha a cuore le sorti dell'equilibrio dell'ecosistema non può chiudere gli occhi davanti al disastro che questa presenza così massiccia e evidentemente insostenibile per l'ecosistema è stata provocata dai cinghiali. I danni alle coltivazioni hanno raggiunto le decine di milioni di euro, ci sono agricoltori che sono stati costretti a non produrre più alcuni tipi di colture, e in particolare mi riferisco al mais, di cui il cinghiale è particolarmente ghiotto, così come alle erbe per il foraggio, ma i danni della fauna selvatica hanno assunto una dimensione insostenibile, insopportabile e ha compromesso le coltivazioni agricole della nostra regione. Questo provvedimento riporterà equilibrio. Ci sono i poteri sostitutivi all'interno dei parchi se qualcuno dovesse opporsi? Assolutamente sì, non ho motivo di dubitare che i commissari dei parchi adempieranno e ottempereranno a una disposizione dell'ente regionale che peraltro li ha nominati, quindi sono sicuro che anche i commissari dei parchi regionali faranno il loro dovere, perché siamo tutti quanti chiamati a riequilibrare quello che in questo ultimo decennio è stato evidentemente squilibrato. Assessore, prima ci hanno detto della Coldiretti, se forse senza che i cinghiali arrivavano a Roma non si sarebbe mai posto il problema, ecco, sono arrivati anche nelle città, questa delibera aiuterà anche le città a risolvere il problema dell'invasione, perché a Roma a Via L'Angelico si passeggia tra i cinghiali. Come dicevo appunto all'inizio del mio intervento, il tema è stato anche questo, si è creata una condizione diversa anche tra l'opinione pubblica, perché quando il problema è lontano ed è distante dalle mie esigenze quotidiane viene percepito in maniera diversa. Ormai diciamo rispetto a questa presenza ci sono una diffusa sensibilità dell'opinione pubblica al fatto che si sia trattato di un problema evidente, ci sono state aggressioni ad animali domestici, aggressioni a donne con le buste della spesa, perché poi ovviamente il cinghiale è un animale, quindi se ha fame decide lui dove cercare di trovare il cibo, l'avvicinamento ai centri urbani e il ruolo importante che anche i comuni sono chiamati a fare, perché diventano anche loro soggetti che possono presentare progetti di contenimento di fauna selvatica attraverso proposte in forma sia singola che associata tra comuni, perché ovviamente come Roma è un comune grande che lo farà autonomamente, ma i piccoli comuni della provincia e della nostra regione potranno presentare progetti di contenimento in forma associata che sono ovviamente sempre soggetti all'approvazione da parte della regione. Assessore, giusto per fare chiarezza, capendo che ovviamente il testo noi non l'abbiamo letto, lo leggeremo martedì, perché ci saranno magari qualcuno, sulle domande che si fa alla classica persona a casa, ma quindi questo che significa? Non lo so, vedo un io il porto d'armi, cittadini, guarda la domanda che si farebbe mia nonna, glielo dico. Non può sparare. Può sparare o no? Non può sparare, evidentemente, non è far west, lo ha detto il presidente Rocca. Gli agricoltori all'interno del loro fondo, se muniti di licenza di caccia, possono procedere all'abbattimento all'interno del loro fondo, e segnalando ovviamente l'avvenuto abbattimento del capo, perché noi abbiamo anche degli obiettivi numerici da raggiungere. Nel nostro caso sono obiettivi importanti ed è la necessità di coinvolgere tutti, anche gli agricoltori, all'interno del piano di abbattimento, serve a raggiungere obiettivi che hanno un supporto scientifico. Ecco, questo ci tengo a precisarlo. Noi dobbiamo procedere all'abbattimento di circa 80.000 capi nella nostra regione e questa cosa ovviamente solamente con l'attività venatoria dei cacciatori in un periodo limitato dell'anno che è quello dell'apertura della stagione venatoria non ha dato i risultati attesi. Però, ecco, le catture sono, non può sparare ovviamente ed evidentemente lo si può fare in presenza di determinate condizioni che sono rispettose della legge 157 che disciplina l'esercizio dell'attività venatoria e di questi provvedimenti che sono ovviamente
ovviamente in attuazione del PRIU, per contrastare l'emergenza sanitaria, perché il tutto nasce, ricordiamolo, anche da un'emergenza sanitaria il cui diffondersi sarebbe significato rischiare di diventare letale per l'agricoltura della nostra regione.